Buonasera e bentrovati a tutti. Tra qualche momento continueremo con la cerimonia ufficiale di consegna delle medaglie per questi nostri amici marittimi. Un ringraziamento innanzitutto alla sede prestigiosa dell'UCEM di Torre del Greco che vede questa sera palcoscenico ideale per una cerimonia che negli intenti della Camaglia, ormai da lontano 1998, si pone come un traguardo da raggiungere, ovvero in un riconoscimento nazionale, una istituzionalizzazione di una giornata che sia dedicata per intero al marinaio, in modo particolare ai marinai, non solo della città di Torre del Greco, ma anche d'Italia. Un monito che possa essere sensibilizzato e condiviso da quelle che sono le capitali marittime, da sempre per eccellenza, sul nostro territorio nazionale, che per anni, per secoli, hanno donato alla patria Italia il fior fiore dei loro uomini con la loro competenza e ovviamente con la loro professionalità. Una giornata che si vuole porre con tutti i crismi e i carismi di un vero e proprio riconoscimento che vada al di là della consegna materiale di una medaglia che possa essere sia d'oro che d'argento o che di bronzo, ma soprattutto un riconoscimento al valore che uguagli la professionalità, l'impegno e il lavoro di questi uomini pari a quello di un impegno, di un servizio che è riscontrabile in ambito militare come anche in ambito civile, un progetto in cui la Camadi crede dal lontano 1998 che persegue e che continuerà a perseguire. E allora tra qualche minuto ci dedicheremo alla consegna ufficiale delle medaglie e cominciamo nel frattempo con l'elenco dei nostri marinai. E allora di introdurre la cerimonia di consegna il capitano di fregata, il dottor Antonio Cacciatore, che è capo anche del compartimento marittimo di Torre del Greco. Hanno detto tutto e di tutto i miei predecessori che ringrazio vivamente, soprattutto il capitano Iacomino in qualità di presidente onorario dell'associazione Camadi, che è riuscito a organizzare tutto quello che adesso stiamo vivendo qui, che l'onore da parte nostra condividere e partecipare. La nostra presenza qui è legata non soltanto al dovere istituzionale che ci chiama a consegnare fisicamente questi riconoscimenti, e approfitto per ricordare che non ci sono soltanto le medaglie d'oro, ma ci sono anche le medaglie d'argento e poi gli attestati di benemerenza di chi ha già raggiunto i requisiti e poi successivamente avrà l'onore e il piacere di ritirare la medaglia. Quindi è una festa che viene ampliata un po' a tanti altri marittimi. Quindi è un dovere istituzionale sì, ma è soprattutto un piacere essere qui e condividere con gli uomini di mare, anche noi siamo uomini di mare, quindi è l'unica famiglia che ci vede sotto lo stesso tetto, ma non solo qui, poi gran parte della vita la viviamo assieme anche nei nostri uffici, quindi giornalmente vediamo tantissimi di voi che per questioni lavorative devono venirci a trovare, quindi condividiamo parte della nostra attività professionale insieme a voi. Quindi è un piacere soprattutto perché queste medaglie rappresentano un traguardo per chi ha raggiunto, ecco, la medaglia d'oro e festeggia oggi questo brillante traguardo che anche portandosi alle spalle un insegnamento per chi sta continuando la carriera di marittimo. Chi riceve la medaglia d'argento, auguri vivissimi con la speranza che raggiunga traguardi sempre più alti. Poi c'è chi ha dell'attestato il bronzo che ha anche davanti a sé una lunga e spero prestigiosa carriera. Quindi grazie al più presente dottore che ha fatto il conferita che viene conferita ad Accardo Ciro, per il quale ritira la moglie Giordano Giuseppina. Gallo Aniello. Lucia Rosario. Sannino Giovanni. Torelli Aniello. L'ultima medaglia d'oro che viene conferita ad Alessio Principio. Con la consegna delle medaglie d'argento. La prima medaglia viene conferita a Verderosa Liborio Luigi, per il quale ritira Ciliberto Adelino. Panariello Michele. Michelini Pasquale. Diamo lettura dell'ultima medaglia d'argento, però siamo incerti se è presente in sala Apice Domenico. Iniziamo la consegna dei brevetti d'oro. Ottimo.
primo brevetto viene conferito ad Antonio Balzano. Ah. Borrello Salvatore. D'Urso Luigi. Di Donna Antonio. Di Salvatore Francesco. Ritira Polise Luigia. Di Stasio Ciro. Ritira Lombardo Virginia. D'Alessio Michele. L'Angella Giovanni. L'ultimo brevetto d'oro a Tucci Michele. Categoria argento, ha vinto Salvatore, Di Cristo Ciro, L'Angella Franco, Pugliese Leopoldo, ritira Sant'Agata Rita. Categoria bronzo a Carlo Luigi. Quando sei,